Allora, alla prima domanda rispondo con praticamente io non ho scelto di fare questo mestiere, ma io sono nato per fare questo mestiere. La mia famiglia alleva vacche da 5 generazioni, mi sa, 4 generazioni sicuro, ma mi sa anche 5. Io non lo so, ma mi sento nato per fare il pastore. Per me è come una vocazione che ho avuto, cioè. Per me non c'è una distinzione tra lavoro e vita normale, vita, diciamo, sociale. Per me il mio lavoro è la mia vita. Io non è che i miei animali fanno parte del mio lavoro, sono i miei mezzi per guadagnare. I miei animali sono i miei compagni di vita. Io non so esprimere neanche io quello che provo per loro, ecco. Allora, l'aspetto del mio lavoro che mi piace di più è tutto, perché allora fare il pastore non è un lavoro, ma è uno stile di vita, in tutto e per tutto, perché tu comunque non hai un giorno di festa, non hai niente, o piove o nevica, tu sei sempre là, quindi non è che è un mestiere, è proprio uno stile di vita. E poi il lato più bello è proprio quello di vivere la vita nella natura, vedere ogni alba e ogni tramonto, gli animali che nascono. La collaborazione che c'è tra te e gli animali, l'amore che si crea, ecco. Quanto è importante che i giovani riscoprano le tradizioni? Beh, un sacco. E io sto cercando di fare il possibile proprio per far capire che quanto è bella la tradizione musicale, popolare e anche delle tradizioni appunto dei mestieri antichi. E io infatti sto dando la vita per tutelare due razze antiche del nostro territorio, che è la vacca podolica e la capra garganica. E anche se al momento sono razze in via di estinzione perché poco redditizie, ma fanno parte della nostra storia, sono la nostra identità, quindi io faccio di tutto per portarle avanti e non farle morire. Finché vivo io, vivrà anche la podolica e la garganica. Questo è poco ma sicuro. Spero che i giovani pian piano non iniziano a snobbare magari gente come me che sceglie di dedicare la propria vita agli animali o a cose antiche, a lavori antichi, che stanno scomparendo giorno per giorno. Quindi, il messaggio che voglio lasciare, diciamo che l'ho espresso un po' in quelli precedenti. Io spero, il mio sogno è proprio quello di rievocare l'antica masseria garganica con animali e costumi e metodi di un tempo. Come creare un museo appunto della tradizione garganica. È quello che voglio far capire alla gente, quindi il messaggio che voglio lasciare è proprio quello di riavvicinarvi a questo, di non schifarlo, non snobbarlo, non dire ah, che cafone. No, perché c'è gente che ha dato la vita per questo, come me, perché fare il pastore oggi è una cosa impossibile, soprattutto per un giovane, perché c'è poco guadagno. Ci sono tanti sacrifici, è una vita da pazzi. Eppure io lo faccio perché amo quello che faccio. E cerco in tutti i modi, anche tramite i social, di trasmettere questo mio amore per tutto quello che è la tradizione garganica.